la tranquillità delle persone, incrementare la sicurezza percepita attraverso il contatto quotidiano, sia mio personalmente che dei miei comandanti di stazione, che ringrazio tutti quanti. Colonnello, in termini di esperienza, Sì. che cosa si porta verso il suo nuovo incarico e quello che lascia anche qua a Campobasso? In termini di esperienza, vi ho detto, un'esperienza umana bellissima, un viaggio bellissimo, tra le più belle sedi che ho fatto, in assoluto, sia per l'incarico, sia per la gente. Ho avuto modo di interfacciarmi, e la cosa bella è che io ho affrontato l'incarico tra la gente, e non è tanto per dire tra la gente. All'inizio uno può dire, vabbè, tra la gente, no, tra la gente. Sono sceso per strada, mi piaceva andare nei comuni, mi piaceva scendere per strada. E voi sapete perfettamente, voi la strada la vivete, la città la vivete, le città le vivete. Io conoscevo, conosco tanta tanta gente, mi fermo a parlare con tutti, non ne faccio la pena, è trasversale, la mia azione è stata trasversale. Ripeto, sbavature ce ne sono, come in tutte le cose, se fossimo perfette, però è in termini esperienziali bellissimo. Qual è il suo nuovo incarico? Capo ufficio personale del Comando Regione Carabinieri Abruzzo e Molise. Si può fare sempre meglio. Però diciamo che avevamo messo su un meccanismo, secondo me, funzionale. E che funzionava. È chiaro che chi mi sostituirà assolutamente una persona bravissima, Luigi Di Salcornello di Santo, una persona bravissima, sarà sicuramente ancora meglio di me nei rapporti, perché comunque si prosegue su questa linea. Per quanto riguarda la mia permanenza qua a Campobasso, io sono stato benissimo. Esattamente 3 anni fa. Esattamente 3 anni fa sono arrivato. E ci siamo conosciuti. Subito è nato un rapporto diretto. Abbiamo fatto diverse cose belle. Abbiamo attraversato momenti difficili. Uscivamo dal Covid, vi ricorderete? Ora siamo fuori dal Covid. Abbiamo fatto diverse attività, abbiamo affrontato le diverse situazioni. In questi 3 anni sono cambiate molte cose. In questi 3 anni anche la città di Campobasso affronta nuove emergenze. Il centro storico, 3 anni fa queste esigenze non si sentivano, Antonio, non si sentivano le esigenze del centro storico, ora si inizia a sentire le esigenze del centro storico. Sono cambiati i personaggi che, diciamo, frequentano le dinamiche delinquenziali, però una cosa posso dirla, almeno per la città di Campobasso, quando ci sono stati furti, vi ricorderete quell'ondata di furti dell'anno scorso, novembre, ottobre, novembre, abbiamo fatto squadra, Polizia, Carabinieri, Procura della Repubblica e Prefettura. E i furti, obiettivamente, dopo si sono bloccati. Avevamo individuato la macchina, avevamo individuato il canale. Dopo le conseguenze, perché purtroppo questi signori qui sanno perfettamente che le conseguenze dal punto di vista proprio fisico non ci sono, cioè non li arresti, li denunci, ma non li arresti, perché passa la fragranza, passano i termini di usura della vita, però l'avevamo individuato. Abbiamo avuto i fenomeni di droga, abbiamo fatto diverse operazioni sul territorio. Quello che abbiamo detto all'inizio, no? Come il Molise, io faccio il punto di situazione perché credo sia opportuno fare il punto di situazione. Quello che avevamo individuato, ovvero le due realtà della provincia di Campobasso, e dove il Molise, Basso Molise, Alto Molise, due cose completamente diverse. Basso Molise, sicuramente preoccupante, continua ad essere preoccupante la presenza sempre più massiva di personaggi legati alla criminalità. Foggiano, stanotte vi do questa notizia, stanotte furto d'auto a Termoli, Ford Kuga, inseguimento di polizia e carabinieri, intercettata. L'abbiamo portata fino a San Severo. A San Severo l'hanno agganciato i colleghi di San Severo. Sapete dove l'hanno fermata la macchina? Quindi Termoli, San Severo, Gila, Foggia, alla periferia di Foggia. È stato fermato il primo, uno è stato fermato di San Severo. Però capite bene che abbiamo messo a rischio due equipaggi nostri e due equipaggi della provincia di Foggia. Però la risposta c'è stata, ecco perché all'inizio questo mancava un po' sotto, invece dopo ora la gente l'abbiamo sensibilizzata attraverso voi, attraverso le vostre campagne verso questi aspetti qui, il Basso Molise. E il Basso Molise non va assolutamente trascurato, non dobbiamo consentire che quell'argine che abbiamo creato venga superato, anche se le mareggiate ci sono, le ondate ci sono e i pericoli ci possono essere e sono dietro l'angolo, questo bisogna metterlo in conto. E dopo c'è la parte di Boiano,
e Boiano è diventata una piazza di spaccio importante. Abbiamo fatto tre operazioni di un certo rilievo e prima ancora ce n'era stata un'altra, Piazza Pulita. Voglio dire, operazioni importanti. Boiano l'abbiamo inquadrata come una piazza di spaccio legata invece alla criminalità campana. Cambiano i fornitori, ma sempre dalla campagna arriva, è più facile. E intercetta anche le esigenze dell'Isernino. Questa è la situazione, la fotografia che lascio.